Gaza City si sta consumando sotto il fuoco israeliano. I bombardamenti della notte hanno fatto crollare una palazzina di 4 piani facendo 9 vittime tra i civili. Il bilancio è salito a oltre 650 morti palestinesi in oltre 2 settimane di conflitto, principalmente civili, 31 i morti israeliani, di cui 29 soldati. Un operaio straniero è stato inoltre ucciso da un colpo di mortaio palestinese ad Ashkelon. Ad aggiungere pressione l'intervento dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, Navi Pillay, al Consiglio straordinario di Ginevra. È imperativo che Israele, Hamas e i gruppi armati palestinesi osservino rigidamente le norme internazionali sui diritti umanitari e sui diritti dell'uomo. Questo consiste nell'identificare la differenza tra civili e combattenti. Il mancato rispetto di questi principi può condurre a commettere crimini di guerra contro l'umanità. Pillay ha chiesto l'avvio di un'inchiesta internazionale sull'offensiva israeliana. Il rappresentante di Tel Aviv ha ribadito che il suo paese ha il diritto alla legittima difesa e ha accusato Hamas di usare la sua gente come scudi umani.